Buonasera amici del segno dello scorpione, mancavate soltanto voi, ultimo segno per questo oroscopo settimanale. Vediamo che cosa vi accadrà questa settimana, anche se già iniziata. Nel frattempo vi invito a iscrivervi al canale, a spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati. E se avete bisogno di qualsiasi genere di informazione o consulti, nella voce proprio informazione del canale ci sono i miei contatti, numero WhatsApp ed email. Allora, andiamo a vedere cosa accadrà al segno dello scorpione nella settimana che va dal 18 al 24 aprile 2022. Andiamo a chiederlo con 5 carte e poi nell'eventualità facciamo insomma i vari chiarimenti. Scusatemi sempre per il ritardo, ma purtroppo alle volte le tempistiche sono quelle che sono. Vedete tutte le carte? Ok, perfetto. Bene, 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 bene. Allora, ci troviamo di fronte a due coppie, 7 di bastoni e 7 di coppe. Coppe e bastoni parlano di ci comunicano di parlare, di conversare, quindi avete da parlare, da conversare con qualcuno. Coppia di due, quindi due di coppe e due di denari, parlano comunque di messaggi d'amore, di lettere, di email. Quindi andrete a parlare, a comunicare con qualcuno che sia la vostra metà o la persona che comunque vi piace. Abbiamo come inizio stesa il 9 di spade rovesciato, quindi ci parla di cose che avete saputo, che non vi hanno fatto piacere. Magari c'è stata una disputa o ci sono state delle problematiche negli spostamenti, forse dovevate vedervi con qualcuno ma non è stato possibile quindi incontrarvi, ci sono state comunque sia delle difficoltà nei congiungimenti, oppure in linea generica, ok, comunque delle notizie che non vi sono piaciute, che hanno causato, che sono state veicole di problemi o hanno causato problemi. Tutto questo in merito chiaramente a una persona, donna, uomo che sia, una persona, cioè dovete parlare con questa persona che secondo voi vi ha ingannato o secondo voi ha causato magari una problematica, oppure c'è stata proprio una discussione in merito ed è la persona chiaramente del vostro cuore, dove probabilmente dovete andare a risolvere una determinata situazione e siete alla fine, comunque alla chiusura di un ciclo, perché tutto quello che avverrà dopo sarà comunque bello, soddisfazioni familiari, la fine di questo brutto periodo che avete chiaramente attraversato. Ci troviamo con un 2 di denari, dove ci parla proprio di congiungimento amoroso o eventualmente anche lavorativo, perché no, ma si deve sistemare un certo tipo di situazione. Questo congiungimento, ok, parla anche di una separazione che c'è stata da poco, o di una separazione, di un allontanamento che comunque avete avuto per determinate problematiche. Magari qualcuno eventualmente si è perso in questa relazione e quindi si devono andare a mettere dei puntini sulle i per chiarire a livello sentimentale, chiarire comunque la storia, che storia si vuole, proprio per poi arrivare ad ottenere la propria felicità. Intanto però andiamo a chiarire il 9 di spade rovesciato con una carta. Con una carta chiediamo maggiori informazioni sul 9 di spade rovesciato. Vediamo cosa vuole comunicarci.
Ecco qua, il 7 di coppe prima era al dritto, adesso è al rovescio. Sì, ci sono state appunto delle problematiche, ok? Un qualcosa che non vi è piaciuto, comportamenti, oppure proprio a livello di notizie che non vi sono assolutamente piaciute. E il 7 di coppe, se a fondo mazzo ci parlava del superamento dei problemi, sotto al 9 di spade ci parla invece di problematiche che ci sono state in merito a una relazione dove i sentimenti non sono stati veritieri, oppure ci sono state queste discussioni, queste problematiche, perché non si sono affrontate determinate situazioni nel rapporto di coppia. A fondo mazzo abbiamo l'asso di spade che parla che questa situazione ha fatto chiaramente male, ci sono state delle avversità, ma ha fatto male anche a livello comunque familiare, dove ci ha messo comunque il rapporto, si è andato un po' a inclinare, ci sono state quindi discussioni. Andiamo invece a chiarire l'otto di coppe rovesciato, chiediamo una carta per avere maggiori informazioni sull'otto di coppe rovesciato. Quindi questa qui parla di una figura frivola, una figura che ha causato comunque un po' di scompiglio, che ha causato comunque qualche litigata, ok? L'ha causata proprio per il non riuscire a gestire i sentimenti o una certa situazione a livello sentimentale. E voi, ok, avete cercato di risolvere, ok, la situazione, avete aiutato, ok, avete aiutato nel cercare di capire qual è la situazione, nel risolvere, ripeto, la situazione. Ci troviamo di fronte al 7 di coppe, 7 di bastoni, come vi avevo detto prima, dove si parla di un, cioè avete parlato, ok, avete parlato per comunque chiarire qualcosa. Ci troviamo ancora l'asso di spade a fondo mazzo che parla ancora di comunque questo parlare, questo comunicare, questo è causa comunque ancora un dispiacere. Io sì, ogni tanto parlo al passato, però chiaramente riguarda questa settimana, quindi può essere magari qualcosina anche già successa all'inizio di questa settimana. Quindi dicevo, avete parlato, avete comunicato, ma ha causato, ok, ancora del dolore. Però come vi ho detto, c'è la fine, quindi si deve mettere un punto, si devono superare questi problemi. Quindi il parlare, il comunicare, il conversare ci deve assolutamente essere questa settimana, se non lo avete fatto lo dovete fare, perché dovete superare le problematiche che ci sono, dovete chiudere questo ciclo e iniziare un qualcosa di nuovo. Andiamo a chiarire il 2 di denari, quindi chiediamo una carta per avere maggiori informazioni. Cosa ci vuole dire il 2 di denari? Parla, ripeto, di congiungimenti, parla di qualcosa comunque di bello. Ci sono comunque delle novità. Allora, il 2 di denari e parla di comunicazione scritta anche, potrebbe essere una comunicazione scritta che da una parte vi può far piacere, perché magari emergono determinate cose, dall'altra invece vi può far male, perché questa comunicazione non la prenderete comunque bene, vi renderete conto che alla base c'è comunque una finzione del rapporto,
probabilmente voi parlate di un congiungervi, ma alla fine la notizia che comunque riceverete è proprio che non c'è un vero e proprio congiungimento, perché non ci sono sentimenti. E col sette di bastoni dovete andare a chiudere questo, comunque questo ciclo, questa fine di questo brutto periodo, perché vi tormenta e vi fa comunque male in qualsiasi ambito, non soltanto quello relazionale. Per voi ci sono il 9 di bastoni, asso di bastoni comunque al dritto, per voi ci sono comunque sia delle porte che si aprono, dei cambiamenti positivi, quindi diciamo che questa notizia che voi verrete a sapere, questa comunicazione scritta che voi verrete a sapere, magari certo vi ferirà in quel momento, ma in un certo qual modo vi libererete, perché sarà un qualcosa di positivo proprio per voi, perché abbandonerete le vecchie abitudini che avete e ci sono per voi nuove occasioni per crescere, per rinascere. Vediamo cosa vuole dirci di più il 2 di coppe rovesciato, e quindi chiediamo una carta per avere maggiori informazioni. Allora, sì, la situazione va avanti con comunque un qualcosa che emerge, non ci sono sentimenti. Qualcuno di voi potrebbe avere una terza persona nella propria vita, come invece siamo arrivati magari alla fine comunque di una storia, o siamo arrivati magari alla fine di un periodo che fa male anche in famiglia, ripeto, nel lavoro, dove volete, cioè in base a quello che è la vostra comunque situazione, e purtroppo è una situazione che si deve comunque affrontare per poter dirigersi verso nuovi orizzonti, verso cose comunque più belle, più concrete, che vi portano comunque giovamento. Non ci sono sentimenti comunque in questo rapporto, se parliamo di rapporto, o non ci sono cose buone eventualmente in altri ambiti. Continuo a vedere comunque discussioni, continuo a vedere un qualcosa che va a chiudersi, ok? E tutto questo per una stabilità, perché pensate comunque un po' a voi stessi, perché volete che le cose vadano in un certo qual modo e ci riflettete tanto, ok? Abbiamo il 10 di denari a fondo mazzo, ma abbiamo anche il 6 di bastoni e il 9 di bastoni. Allora, il 10 di denari parla più che altro di una persona, certo, fedele, leale, per carità, però potreste eventualmente essere già impegnati e quindi sapere che vi state proiettando per un qualcosa, ripeto, per alcuni di voi ci potrebbe essere una terza persona, quindi cercate di essere un po' più egoisti e cercate di pensare a quello che è il vostro benessere, ma sapete perfettamente che dovete chiudere una certa comunque situazione e ci state riflettendo in merito a questo, cioè riflettete perché sapete che eventualmente andando avanti la situazione potrebbe essere comunque diversa, vi volete vivere quel qualcosa di nuovo. O per qualcuno di voi potrebbe anche essere un flirt, quella voglia di quella trasgressione, di quel qualcosa di nuovo, ma arrivando comunque alla fine di un rapporto dove voi sapete in primis che non avete comunque sentimenti, cioè c'è stato qualcuno che vi ha portato a non avere magari sentimenti, oppure l'altra persona che è arrivata a non provare più niente per voi, perché qua mi danno il 10 di bastoni e il 10 di denari, comunque mi danno due figure leali, ok, sincere, uno che aiuta e l'altro che è leale, che è sincero, che è fedele, ma mi danno, cioè questo è l'uomo perché viene rappresentato da due re,
l'altra persona potrebbe essere la donna, quella frivola, quella che causa comunque la discussione, lo scompiglio, e potreste essere voi che causate scompiglio dove non amate più, dove non provate più niente, come invece potreste essere anche voi fedeli, leali, che siete arrivati a un punto in cui non provate più il sentimento che provavate prima e quindi lo comunicate parlando. Il 4 di bastoni parla appunto, mi dà la conferma ancora di più, di conflitti, discussioni e comunque difficoltà nel gestire il rapporto. Può essere anche che cercate comunque di risolvere la situazione, sistemare la situazione, però vi rendete conto che proprio alla base di questa situazione non c'è assolutamente nulla e quindi di conseguenza, cioè, dovete vedere il da farsi e dover andare avanti. Questo è quello che riguarda, insomma, questa settimana. Non è comunque brutto, a parte le difficoltà che sono comunque sia da gestire, anche perché vedo per voi un 7 di bastoni che mi parla della chiusura di un ciclo e quindi l'inizio di un qualcosa di nuovo, e il 9 di bastoni che abbiamo visto prima, che parla comunque di cambiamenti, di nuove possibilità, nuove proposte, quindi comunque vedo qualcosa di buono per voi. E continuate comunque eventualmente a sperare, continuate comunque a guardare positivo, attendete un altro po', ok? Se si tratta di un qualcosa dove volete andare a risanare e dove cercate di sistemare, cioè vedete quello che si può fare, ma fatelo comunque sia con la massima attenzione. Vado a chiedere soltanto una carta per avere maggiori informazioni sul 2 di coppe rovesciato e il 4 di bastoni. Voglio sapere qualcosa di più. Due di coppe rovesciato e 4 di bastoni. Chiedo un'ulteriore informazione con un'altra carta. Allora, coppe e bastoni, 2, e ci sarà una comunicazione scritta, sì, me lo conferma, qui me lo diceva e qui me lo conferma, un qualcosa di scritto che comunque non vi piacerà assolutamente, potrebbe essere, magari, non so, qualcuno decide di separarsi, o magari potrebbe essere una comunicazione a livello lavorativo, quindi una carta insomma scritta che parlerà, dove, cioè parlerà, vi farà andare in crisi, in tilt, questo perché non accetterete quello che comunque vi arriverà, però è anche vero che queste difficoltà possono essere delle difficoltà comunque momentanee e devono essere affrontate, ok? Quindi potrebbero esserci delle difficoltà, degli imprevisti più che altro, ok? Imprevisti, ma riuscirete ad ottenere comunque alla fine quello che volete, perché penserete a come fare. Il 2 di bastoni è anche la carta del rafforzamento, quindi della, non proprio la vittoria in sé per sé, ma un riuscire ad ottenere quello che si vuole, con calma ma ci si arriva, ok? Le comunicazioni però, sì, vi informo, quelle che riceverete questa settimana non saranno comunque piacevoli, ripeto, in qualsiasi comunque ambito. Cercate di vedere voi in quale ambito di preciso, cioè se è il lavoro, se è in amore, se è in famiglia, vedete un po' voi. Però in linea generica, oltre che parlare, chiarire, appianare determinate situazioni, cercare di sanare determinate situazioni o vedere un po' come fare per sistemare cose che magari sono successe e che accadranno, alla fine, anche se ci sono delle comunicazioni scritte che non vi piaceranno, ma per voi dopo è basta prendere semplicemente la decisione sul da farsi, ma comunque è tutto in salita. Io vi ringrazio, vi auguro comunque una buona notte.
tenetemi per favore aggiornati in quello che succede, e se chiaramente vi ci ritrovate, se non vi ci trovate nel segno, comunque potete andare a vedere sempre il vostro ascendente. Se vi è piaciuto il video, vi invito a mettere un like e noi comunque ci sentiamo con calma e tra un po' vi preparo l'oracolo del giorno. Grazie a voi e buonanotte.